Federico, nonostante la sconfitta, scommetto sia stata una bella emozione esordire al Ceravolo davanti a 7.000 persone, per te che insomma venivi dalle giovanili del Sassuolo. Sicuramente sarà un giorno che non scorderò facilmente, perché esordire davanti a così tante persone in uno stadio così grande è stato molto emozionante. Dicevamo della sconfitta, arrivata però magari per colpa forse di un primo tempo in cui vi siete un po' chiusi, nel secondo tempo meglio. Sì, siamo usciti sia fisicamente che caratterialmente, questo ci dà la consapevolezza del fatto che stiamo bene fisicamente, e il primo tempo forse dovevamo aggredire un po' di più la squadra, il Catanzaro. E prime impressioni del mondo professionistico quali sono state? Molto bello, tutto molto bello, è tosta, bisogna lavorare tanto, però è tutto molto bello. Lo sai che dal precampionato sei uno di quelli di cui si dice meglio, insomma, del Teramo, tra i giovani? Speriamo di non deludere queste aspettative. I tuoi obiettivi personali, oltre che di squadra per questa stagione, cercherai di rubare il più spesso possibile il posto ad Arrigoni? No, non è una competizione con lui, io ce la metterò tutta e mi devo ritagliare i miei spazi in qualsiasi modo, però non è una competizione personale con Arrigoni, perché lui è un giocatore fortissimo, quindi... Caratteristiche? Regista, mezzala, indifferente? Sì, dai, a me piace fare tutte e due. Mi piace più giocare con la palla nei piedi, però penso di poter fare tutti e due i ruoli. Dal Sassuolo cosa ti porti dietro? Dal Sassuolo mi hanno cresciuto molto sia fisicamente che professionalmente. Mi hanno insegnato come si lavora e quanta dedizione devi mettere in tutte le cose che fai.